Un saluto a tutti i lettori di telefonino.net. Oggi proviamo il Vodafone Smart 4G, un device realizzato per Vodafone dalla società cinese Coolpad. Vediamo subito la confezione di vendita. All'interno troviamo una piccola guida di avvio rapido, un caricabatterie con porta USB, un cavo dati USB micro USB e una cuffia auricolare stereo di qualità abbastanza economica con il tastino di risposta. Mettiamo da parte la confezione. Allora, per quanto riguarda le dimensioni, sono 134x67.1x10.25 mm di spessore, il peso è di 153 grammi. Abbastanza comodo da tenere in mano, grazie a questa back cover realizzata in materiale gommato, abbastanza piacevole a tatto. E alle dimensioni generali, abbiamo un display IPS da 4,5 pollici con una risoluzione QHD da 960x540 pixel ed una densità di 240 ppi. Ma andiamo subito ad accendere il telefono. Sulla parte anteriore, che è protetta da un vetro antigraffi, abbiamo una fotocamera da 1 megapixel, i sensori di luminosità e prossimità ed un LED di notifica. Sul posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con il flash a LED, il secondo microfono per il sistema di soppressione dei rumori e l'altoparlante di sistema. Lateralmente abbiamo il tasto di accensione, spegnimento e blocco. Sulla parte inferiore è nulla, lato sinistro con i tasti per la regolazione del volume, mentre sulla parte superiore abbiamo il connettore per la porta micro USB ed il jack audio da 3,5 mm. Rimuoviamo la cover posteriore tramite questa piccola fessura. Sul retro abbiamo una batteria da 1880 mAh di tipo removibile. Per quanto riguarda la durata, non è proprio eccezionale. Con il mio utilizzo intenso sono arrivato a sera, ma ovviamente con qualche difficoltà. Ovviamente con un utilizzo un po' più moderato ed utilizzando anche la modalità di risparmio energetico presente all'interno del menu, si può riuscire comunque a coprire tranquillamente la giornata. Comunque, da questo smartphone forse mi attendevo qualcosa di più per quanto riguarda l'autonomia. Sul retro abbiamo anche lo slot per la SIM card, che è in formato micro, e lo slot per la micro SD. Rimettiamo la cover posteriore. Per quanto riguarda la dotazione hardware, abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 400 e un dual core ARM V7 da 1,2 GHz con una GPU Adreno 305. Per quanto riguarda la RAM, abbiamo 1 GB, mentre la memoria integrata è di 8 GB, di cui circa 6 sono a disposizione dell'utente. Ovviamente abbiamo, come detto, l'espansione tramite micro SD. Molto interessante la connettività. Questo smartphone infatti è un tribanda GSM GPRS Edge, un dual band UMTS HSPA e anche un tribanda LTE. Per quanto riguarda invece la connettività Wi-Fi, abbiamo la BGN dual band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct e anche Miracast. Abbiamo il Bluetooth 4.0 e anche l'NFC. Presente ovviamente anche un ricevitore GPS e abbiamo, per quanto riguarda i sensori, l'accelerometro, il giroscopio e la bussola digitale. Per quanto riguarda il display, è un IPS da 4,5 pollici con una risoluzione QHD da 960x540 pixel ed una densità di circa 240 ppi. Molto buona, a mio avviso, la qualità di questo display, anche se ho notato che ci sono i colori leggermente un po' troppo sparati, soprattutto per quanto riguarda il verde, il blu e anche il giallo, come è possibile vedere da questa immagine. L'angolo di visione è abbastanza buono, ovviamente andandolo ad inclinare un po' troppo andiamo a perdere un poco di definizione dei colori. Comunque, in definitiva, per questo tipo di smartphone il display è sicuramente una buona unità. Per quanto riguarda il sistema operativo, abbiamo Android in versione 4.2.2, senza particolari personalizzazioni da parte di Vodafone. Abbiamo quindi un'interfaccia utente praticamente stock di Android. Vodafone ha unicamente inserito tutta una serie di applicazioni per la gestione dei suoi servizi, tra cui My190, iFind & Go, il Cloud e Calcio e così via. Tutte queste applicazioni, tuttavia, qualora non siano necessarie all'utente, possono essere facilmente
rimosse. Passiamo alla parte telefonica, anche qui interfaccia classica di Android, non è presente la ricerca rapida in rubrica. Componiamo il 190 e mettiamo in viva voce e ascoltiamo. Benvenuto in Vodafone. Come avete potuto ascoltare, l'audio tramite viva voce risulta un po' gracchiante, buono invece l'audio tramite la capsula auricolare, buono anche l'audio percepito dai nostri interlocutori. Funziona bene anche il sistema di soppressione dei rumori, grazie anche al secondo microfono. Buona anche in generale sia la ricezione del segnale UMTS che anche di quello LTE e anche quella del Wi-Fi che, come ricordo, è anche dual band. Per quanto riguarda la messaggistica, abbiamo il classico client SMS ed MMS, la tastiera è quella classica di Android, quindi molto veloce e fluida. Abbiamo anche la possibilità di inserire il testo tramite swipe. Andiamo all'interno delle opzioni. Abbiamo qui appunto l'abilità digitazione a testi, abbiamo la correzione automatica del testo che funziona abbastanza bene, abbiamo anche la possibilità di aggiornare la tastiera alla versione 2.0 come ho fatto in questo caso, esce nativamente con la versione 1.0. Per quanto riguarda invece le email, oltre al client Gmail abbiamo anche il client email, un buon client email che può gestire tranquillamente caselle POP3, IMAP ed Exchange, ha la possibilità di visualizzare email in formato HTML senza tuttavia la possibilità di avere una panoramica completa del messaggio tramite Pinch Out. Questa lacuna verrà colmata con il client email di Android della versione 4.4 KitKat di Android, che tuttavia al momento non sappiamo se arriverà mai su questo smartphone. Passiamo adesso al browser web, anche questo è quello classico di Android, è un buon browser web, abbiamo la possibilità di richiedere il sito in formato desktop. Andiamo subito ad aprire una notizia, vediamo anche quanto tempo ci mette. Comunque generalmente la velocità di caricamento è abbastanza buona. Repubblica è un sito sicuramente molto pesante. Proviamo ad aprire anche il nostro telefonino.net. Velocità di caricamento molto buona, doppio tap abbiamo la possibilità sia di adattare la colonna alla larghezza del display, ma possiamo anche tramite le impostazioni decidere di effettuare la riformattazione del testo per adattarsi alla larghezza del display. In questo caso doppio tap, abbiamo appunto come detto l'adattamento alla larghezza, possiamo andare nelle impostazioni avanzate e abbiamo la possibilità di adattare lo zoom alla larghezza del display. Quindi un browser sicuramente molto buono, fluido, uno dei punti sicuramente di forza di questo smartphone. Passiamo alla multimedialità, apriamo la fotocamera, interfaccia anche qui classica di Android. Per quanto riguarda la fotocamera abbiamo la possibilità di andare a regolare diverse impostazioni, possiamo scegliere varie dimensioni della foto, da VGA ad 8 megapixel, abbiamo la possibilità di scegliere tra varie modalità di scena e di attivare o disattivare il geotagging. Abbiamo anche la possibilità di regolare sia l'esposizione che il bilanciamento del bianco. Per quanto riguarda invece la videocamera, anche qui abbiamo la possibilità di effettuare alcune impostazioni, possiamo scegliere di attivare la registrazione al rallentatore, praticamente il time lapse, andando a scegliere un intervallo di tempo per la registrazione. Possiamo scegliere una qualità video con una risoluzione massima HD a 720p, anche qui attivare o disattivare il geotagging. Ovviamente anche qui c'è la possibilità di andare a regolare il bilanciamento del bianco. Possibile anche lo scatto in formato panoramico. Per quanto riguarda invece la qualità fotografica, queste sono alcune foto che abbiamo scattato nei giorni scorsi, sicuramente molto buona per quanto riguarda sia queste foto in buone condizioni di illuminazione, queste sono delle macro molto buone, qui è possibile vedere come questo display tenda un pochettino a sparare un po' i colori, in particolare in questo caso il verde. Comunque ripeto, come detto anche in precedenza,
bassa, il display è sicuramente un IPS di buona qualità. Per quanto riguarda i video, questo è un video che abbiamo registrato nei giorni scorsi. Direttori di telefonino.net, video che sto registrando con la fotocamera da 8. Non è presente la stabilizzazione d'immagine digitale, comunque in definitiva sicuramente una buona qualità sia per quanto riguarda i video, come visto, che anche per quanto riguarda le foto. Una parte multimediale che si completa con un buon player video che riesce a digerire praticamente quasi tutti i formati, i tipi di file multimediali, sia i DVX sia anche alcuni MKV, ovviamente anche gli HD e i Full HD. Per quanto riguarda invece il player musicale, abbiamo Play Music, che ovviamente conosciamo molto bene, abbiamo la possibilità di andare a equalizzare il suono. Proviamo anche ad ascoltare un brano, uno dei nostri brani di test, proviamo questo qui. In questo caso, rispetto alla chiamata vocale, l'altoparlante di sistema ha un suono decisamente più pulito, anche se il livello audio è forse un po' basso. Quindi, in definitiva, abbiamo visto, tra le applicazioni preinstallate ci sono quelle di Vodafone, le possiamo rimuovere, non ci sono particolari personalizzazioni. In definitiva, quindi, questo Smart 4G è un telefono che viene venduto a 199 euro e rappresenta, a mio avviso, un'ottima soluzione per chi cerca un device dalle ottime prestazioni, completo, con supporto alle reti LTE, soprattutto importante per chi vive nelle grandi città raggiunte da questo tipo di tecnologia. È uno smartphone sicuramente molto veloce, pratico e anche piacevole da utilizzare, quindi sicuramente un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Per telefonino.net, Antonio Monaco.